Allora, diamo il nostro benvenuto a Graziano Gala, che ci ha raggiunto da Milano stamattina, quindi insomma si è fatto un bel viaggio. Graziano Gala è molto giovane, il più giovane dei nostri relatori del seminario di quest'anno. È nato nel 1990, quindi veramente giovanissimo. In questo momento sta insegnando in una scuola dell'area milanese, non so bene il paese, però va bene. E quindi alterna la sua professione di docente con la scrittura. Di che cosa ci parlerà? Ci parlerà di un argomento molto interessante. Lo ha voluto intitolare Svuotare le cantine e ritrovare la Puglia. Naturalmente in questo svuotare le cantine percepiamo diciamo, il valore delle cose, dei ricordi, di ciò che è stato messo un po' in soffitta, no? O in cantina a prendere un po' di polvere perché in quel momento magari pareva superfluo, inutile. E poi, come per magia, quando ci si tala invece, no? Per la scala, giù per la scala della cantina, su per la scala della soffitta, come per magia, ci ritroviamo davanti a storie e a persone che magari non avevano avuto un ruolo molto, diciamo, importante, no? Per noi, oppure cose che abbiamo dimenticato e che poi però quando ritornano in mente in qualche modo ci riempiono il cuore, ci riempiono di felicità. E quindi penso che sia questo, diciamo, il motivo e in questa cantina Graziano ha ritrovato la Puglia. La Puglia da cui probabilmente, diciamo, inizialmente si era allontanato come tanti della sua generazione, ma anche della mia generazione e della vostra. Voi scappate più lontano, voi andate, diciamo, valicate i confini. Noi invece scappavamo o verso le città del nord o verso Roma, che era insomma un po' un punto di riferimento. No? L'idea del poter trovare dei lavori, di poter lavorare nel mondo della creatività, di potersi realizzare lontano da quei contesti che a volte sono troppo piccoli per poter dare delle possibilità al di fuori magari di certi lavori che sono quelli un po' di tutti, no? I lavori, diciamo, quelli più tra virgolette normali, no? Il negoziante, l'avvocato, il medico e queste cose così. Quindi chi ha un pochino più di fantasia e vorrebbe realizzarsi in maniera diversa, magari va a cercare poi oltre. E andava, adesso si può lavorare benissimo da casa con internet, non c'è più bisogno di scappare via. E quindi appunto lui si trasferisce, va a lavorare al nord. E ha scritto due lavori molto ben accolti dal pubblico e dalla critica. E il primo si intitola Felici diluvi ed è una raccolta di racconti, di micro racconti, racconti molto brevi, in cui ci sono personaggi molto diversi tra loro, accomunati a mio avviso diciamo, tutti sono personaggi quotidiani, cioè sono tutti personaggi che noi potremmo trovare tranquillamente uscendo dalla porta di casa. C'è per esempio un uomo che si innamora di una prostituta tanto da voler decidere di comprarle l'anello e sposarla, c'è un netturbino che aveva, diciamo, con trascorsi molto più appunto artistici. Che appunto sapeva suonare il pianoforte e mentre fa il netturbino trova a Corso Sempione a Milano, in mezzo alle buste della spazzatura, trova un pianoforte e inizia a suonare, tutti si affacciano alle finestre e quindi alla fine, diciamo, quel momento di celebrità che avrebbe potuto avere alla Scala o in qualsiasi altro, diciamo, teatro dove si fa musica classica. Lo ha avuto, diciamo, per strada e il suo pubblico sono state le persone affacciate alla finestra.
Ma ce ne sono tantissime di queste microcosmi, micro realtà che si uniscono, si intrecciano e danno vita poi a questo bellissimo mosaico, che è quello dell'umanità, della varia umanità. La lingua e soprattutto il modo di raccontare, che è sempre un modo, diciamo, non finito, non scontato, intuitivo, oserei utilizzare questo aggettivo, cioè il lettore non si trova davanti a una storia piana che viene raccontata in maniera, cioè c'è questo, c'è questo, c'è quest'altro. Il lettore è partecipe perché deve comprendere che cosa c'è dietro a quel racconto e molto spesso non è che molto spesso non è esplicitato. Quindi uno capisce che cosa vuol dire, ma non è esplicitamente detto. Ora, questa tecnica è una tecnica molto utilizzata anche, diciamo, al cinema, nelle fiction, no? Cioè il far capire che una cosa va in quella direzione, ma non far vedere quello che è successo. Magari si mettono in scena dei dialoghi e uno attraverso il dialogo capisce il pregresso o capisce dove si andrà a parare. Farlo in letteratura è più complesso, perché dare per scontate delle cose o far intuire al lettore qualcosa che poi non viene esplicitato è più complesso. E questa è la tecnica che lui usa ed è una tecnica che in qualche modo lo accomuna a uno dei suoi punti di riferimento, che è Cosimo Argentina. Anche Cosimo Argentina fa nei suoi romanzi, insomma, usa molto spesso questo tipo di tecnica. E, per quanto riguarda la lingua, una lingua molto diretta, una lingua giovane, moderna, quindi un italiano neo standard che appunto si arricchisce attraverso uno stile immediato. Diverso invece il romanzo. Nel 2021, quindi da pochissimo, è uscito per Minfax, un'ottima casa editrice che insomma sforna solo libri di autori che poi fanno anche, diciamo, hanno un successo di pubblico molto ampio, e qui ogni riferimento deve rimanere in questo momento. Che cosa succede? Che appunto Minfax, pubblicando questo libro, in qualche modo si mette anche in ascolto di un nuovo modo di raccontare, forse meno, diciamo, meno convenzionale, perché questo testo è scritto in una lingua che non è, diciamo, la lingua normalmente pubblicata per la casa editrice, quindi italiano, italiano standard, italiano più o meno ricercato, quindi autori che sono fondamentalmente estremamente trasversali nel loro tipo di, appunto di scrittura. Lui invece fa una scelta molto diversa. Sceglie di scrivere un intero libro, quindi sia le battute, sia la parte di raccordo, quindi la parte del narratore, sia le lettere che il protagonista scrive alla moglie, tutto in dialetto. Ma è un dialetto strano, perché non è un dialetto vero, è un dialetto inventato. Una nuova lingua, un meridionalese misto, in cui ci sono moltissimi tratti di tipo campano che si affiancano a dei tratti di tipo salentino. Lui è di Tricase, quindi ha la salentinità nel suo sangue, però la salentinità non viene fuori in maniera, diciamo, fortissima in questa lingua, in questa lingua mescidata, la fa un pochino più da padrona l'aria campana, fondamentalmente di tipo napoletano. E il nome, no, con cui viene chiamato Giudarie mi ha fatto molto, Giuda viene chiamato il personaggio, il protagonista di questo romanzo, Sangue di Giuda si intitola il romanzo, che anche in questa, diciamo, queste altezze, Sangue di Giuda è un'imprecazione, no? Quando uno dice mannaggia la miseria, ecco, quello Sangue di Giuda. E quindi, insomma, appartiene un po' a tutto, da Roma in giù, tutti sanno che cosa e in che contesti si può utilizzare questa cosa.
Sicuramente non è positivo, nel senso che appunto essendo un'imprecazione non ha risvolti molto positivi, no? E questo personaggio viene chiamato Giudarie spesso. Giudarie mi ha fatto venire in mente Lucarie, di Natale in casa Cupiello, no? Lucarie, ecco. E quindi mi ha fatto un po', diciamo, la campanità è venuta fuori anche in questi giochi. La lingua è fondamentalmente questa che vi dicevo, poi ci sono anche degli inserti che invece sono totalmente in italiano, ma un italiano molto, diciamo, ben confezionato, ne nemmeno un mio standard, proprio un italiano standard. Ogni tanto vengono fuori, sono o battute di personaggi che non c'entrano e sono, diciamo, appartengono all'altro mondo rispetto a quello di Giuda. E quindi penso per esempio alla commessa dove lui è andato a vedere questi televisori, oppure altri personaggi che insomma gravitano e sono in qualche modo opposti al punto di vista di Giuda. Qualche piccola, diciamo invece, qualche piccolo cedimento verso l'Eterno ce l'ha anche Giuda, in verità. E quindi è come se. Questo è un effetto un po' straniante, no? Perché uno dice, ma come? Fino adesso ha parlato in dialetto, ha pensato in dialetto e adesso se ne viene qua. Questa meridionalità, che non è una meridionalità localizzata, cioè non è, si svolge a Lecce, quindi c'è il dialetto di Lecce, no. Siccome si svolge in un paese inventato, che è a Merulana, un sud che si capisce che è sud, ma non si capisce dove, e queste sono operazioni già. Diciamo che molto spesso si fanno, no? Cioè ambientare in un sud imprecisato, no? Non si capisce bene dove. E un'operazione simile a quella che hai fatto tu la fece nel 2011 Andrei Longo con Lucampo di Girasoli, Lucampo di Girasoli, che già nel titolo era un po' strambo, perché Lu era marcatamente meridionale, poi Campo Girasoli, non si capiva bene insomma dove si volesse posizionare. E quel testo di Andrei Longo ischitano, quindi diciamo di matrice campana, utilizza le stesse varietà, utilizza il campano e utilizza nello specifico il brindisino e poi una patina importante c'è anche di siciliano. Quindi mescola queste tre lingue. Guarda caso anche Gala sceglie Campano e Salentino a diciamo rappresentare la meridionalità. Il Campano è un po' la lingua meridionale per eccellenza, perché ha lo dicevamo anche nelle cose passate, nelle riunioni, nelle relazioni, insomma, durante le esposizioni di questi giorni. È come se avesse una specie di binario preferenziale, no? Perché c'è la tradizione della canzone napoletana, c'è la tradizione del teatro napoletano di Scarpetta, di Edoardo, poi oggi poi c'è stato Troisi, c'è cioè anche diciamo, la continuità nel moderno, no? Oggi abbiamo Salemme, abbiamo Buci Rosso, ci sono cioè, Ciani, cioè, comunque c'è una continuità di napoletanità portata a teatro, portata al cinema, portata nella musica, che fa sì che la lingua campana, cioè le lingue della Campania siano abbastanza nell'orecchio di tutti gli italiani, no? Sarebbe più difficile fare un'operazione del genere con il dialetto di Isernia, per esempio, no? Che nessuno sa manco dove sta, alcuni, no? Adesso estremizzo, però ecco. Quindi diciamo questa operazione è un'operazione molto interessante, è un'operazione che appunto si in qualche modo inserisce all'interno di un filone che è iniziato insomma, qualche tempo fa, ma che non è particolarmente battuto. Perché? Perché probabilmente dal punto di vista della distribuzione, o meglio, dal punto di vista del pubblico, potrebbe risultare diciamo, un pochino più difficoltoso, no? E invece il fatto che questo libro abbia riscosso un grande successo ci dice che poi alla fine, se è scritto bene,
se ha una trama. Devo dire che a me questo libro fa ridere, cioè nel senso che è raccontato in un modo per cui quando uno legge ride perché dice, ride di questo personaggio, ride bonariamente naturalmente, di questo personaggio. Quindi questo penso che sia come posso dire, un filo rosso che tiene legati i lettori, perché se il lettore mentre legge si diverte, è tentato, insomma, di andare avanti, altrimenti. La storia di un signore di una certa, come potete vedere, insomma, non è un giovincello, che ha una vita parecchio strana, dove non vive insieme al papà, che insomma deve essere di ottuagenario quanto minimo, che però ogni tanto gli prendono i 5 minuti e inizia a dar di mano. Il figlio, nonostante non sia in tenera età, lascia sempre la porta aperta in maniera tale da avere la possibilità di scappare se serve. Il fatto che ci sia la porta aperta fa sì che una sera, inavvertitamente, lui manco se ne accorge, gli rubano il Umivar. E Umivar, il Mivar, cioè questo televisore, che era l'unico punto di contatto tra lui e il mondo, di fatto, perché diciamo, vive in un mondo un po' tutto suo, con questo gatto che si chiama Ammonio perché lascia ammoniaca da tutte le parti, con questo padre che nonostante l'età va ancora di mano e gli ha lasciato tanti ricordi, denti rotti, ma soprattutto ricordi indelebili nell'anima e nel pensiero, una figlia che praticamente si succhia tutta la sua pensione, ma non lo vuole nemmeno vedere, non gli ha fatto nemmeno vedere mai i nipoti, quindi insomma prende questa figlia che prende dal padre, diciamo, lo usa come un bancomat e non vuole avere nulla a che fare. Tanto che quando questo papà va in un negozio dove si vendono i televisori, dopo tanto ne sceglie uno e poi non pensa che lo deve pagare, se lo mette sulle spalle e via andare. Tutti escono dal negozio, gli vanno dietro, lui si infila nei vicoletti più strani con questo coso sulle spalle, che a volte manco ci passa, si rintana a casa sua, naturalmente i carabinieri vanno, lo prelevano, lo portano al gabbio e lì lui, insomma, si alterna queste confessioni, questa confessione, cioè confessione, lui racconta quello che ha fatto, così come era andato a raccontare che gli avevano rubato un Ivar. E nel racconto viene fuori poi tutto il passato di questo uomo. Ci sono anche dei personaggi, per esempio c'è Turi. Turibun si chiama, che è un suo amico, tra virgolette, uno dei suoi dei pochi personaggi che gli gravitano intorno, ed era uno che voleva fare il sindaco, e quindi era un omosessuale che voleva fare il sindaco per cercare di diciamo svecchiare alcune idee un pochino antiche di questo paese. Il risultato è che invece lui viene preso e viene costretto dalla popolazione a prostituirsi vestito da donna. E quindi, insomma, la brutalità, no? Viene fuori la brutalità di alcune realtà molto provinciali in cui poi, diciamo, si diventa succubi del pensiero comune, no? O comunque di storture di ciò che avviene. Ecco, questo per raccontarvi un po', diciamo, di questi due, la raccolta di racconti e questo primo romanzo di Graziano Gala, che sicuramente sarà il primo di una lunga serie, perché, diciamo, questo tipo di lingua, una volta che è entrato un po' nell'orecchio, un po' come Camilleri, no? Una volta che è entrato un po' nell'orecchio, potrebbe essere, diciamo, quel valore aggiunto che distingue questo tipo di produzione dalle tante altre cose che vengono prodotte. Quindi se uno poi riesce a capire bene, no, come inquadrare il personaggio, che tipo di storie fargli vivere e che tipo di evoluzione fargli avere, potrebbe, insomma, essere uno di quei personaggi che poi dà vita. Esatto, no? E poi dopo ce li ritroviamo tra 4-5 anni in televisione con qualcuno che li interpreta. Non so bene come, perché insomma uno deve avere anche le physique du rôle,
però insomma, forse uno zingaretti ci potrebbe stare. E quindi insomma, questo è il mio augurio, no? E penso che sia anche insomma, quello che uno, che da autore, insomma, tu stia immaginando per il tuo personaggio. Quindi insomma, aspettando ciò che verrà, ti lascio la parola. Allora, ciao a tutti, buongiorno. Se vuoi puoi. Posso? Se sì, vuoi. Grazie. Ti dico con grande onestà e franchezza, non vengo a riferire chissà quali contenuti preziosi e pontifici, quindi mi piacerebbe tantissimo se potesse diventare anche un'interlocuzione. Quando volete, per qualsiasi motivo, fermatevi, fermiamoci, discutiamo, chiacchieriamo. A me piace tanto quando parlo, perché io sono il primo che può imparare qualcosa, no? Dalla persona con cui poi vado a confrontare. Per parlare di Giuda, io ho bisogno di, ahimè, credetemi, non mi piace la cronaca nera, mi innervosisce. Ho bisogno però di citarvi un fatto. Non so se avete mai sentito parlare di Antonio Cosimo Stano. Non so se l'abbiate mai sentito citare nelle cronache. Sono passati 3 anni. Ne ha scritto molto Omar di Monopoli, che è uno scrittore che forse conoscerete. Antonio Cosimo Stano fa una morte strana. Dissero, mi sorprese questo, una morte non meridionale. Un meridionale non può morire così. Come muore Antonio Cosimo Stano? Viene preso a botte per gioco. Sono molto bravi ormai i giornalisti a dare dei nomi a dei ragazzi che compiono, forse loro stessi, prime vittime, che compiono cattive azioni. La banda degli orfanelli la chiamarono. C'era gente che andava a casa di quest'uomo, dice a mio paese uno spasulato, un pazzerello, una persona in stato di necessità, e lo picchiavano per gioco, e lo umiliavano, e riprendevano. Ed era brutto. Il problema è come muore Stano, si offende, è una sorta di offesa morale, quindi non va in ospedale a farsi curare le ferite e rifiuta il cibo. Antonio Cosimo Stano viene trovato morto. Io per lavoro, ahimè, faccio il docente, mi trovo in provincia di Milano. Dico ahimè perché tornerei domani se dipendesse la mia volontà. E quando ho saputo di questa notizia ci sono rimasto malissimo. E continuava a suonarmi nelle orecchie quella parola, ma i meridionali non muoiono così. Queste sono morti del nord, morti in solitudine, morti di gente che viene dimenticata. Allora nella mia mente, in qualche modo, io ho fatto lettere classiche, però ero un abusivo a lettere classiche, a me piaceva lettere moderne. Io frequentavo tutte le lezioni di lettere moderne, saltavo le lezioni di papirologia per andare a seguire altre lezioni di letteratura contemporanea a Lecce. E ho detto, ok, forse c'è qualcosa che si lega a fatti vecchi, a fatti antichi. Scusate se vi rivolgo questa domanda, presumo abbiate 23, 24 anni, 22, sto sbagliando, 21, 22, sarete del 2000 circa. Io sono del 90. Ok, benissimo. È successo un fatto strano, più o meno quando io avevo 10 anni e quando voi nascevate. Sono arrivati qui i primi centri commerciali, è arrivata la globalizzazione, il moderno. E detto così sembra bello, accidenti, arriva lo you can eat, arrivano tante situazioni nuove. Il problema è che nel mettere tutto questo nuovo, ci si è un po' dimenticati, non si è presa bene cura del vecchio. Alcuni critici se ne sono accorti, non so se conoscete Goffredo Fofi, è un critico nazionale fondamentale. Disse una frase che a me ha colpito tanto, poi studiandola dopo, sono state tagliate troppe radici. Adesso bisogna vedere sostanzialmente cosa accadrà alla pianta, cioè bisogna andare a studiare il sud, il meridione, come se fosse un laboratorio, cioè capire. Sei in una situazione di autoctoni, io cambio le regole, cambio il gioco, cosa accidenti accade? Perché le persone si sentono disorientate. Quando le persone si sentono disorientate, compiono azioni strane, a volte anche stravaganti, pur di resistere. Un altro autore che a me colpisce per una cosa che dice,
Carlo D'Amicis. Carlo D'Amicis dice: è finita la controra. Quando io ero piccolo, vi giuro, penso che oggi non sia più così. Se qualcuno si fosse azzardato ad uscire alle 2 di casa, alle 14, alle 2 del pomeriggio, lo avrebbero preso per il collo e chiuso a chiave. Perché dalle 2 alle 3 era la controlla, non si doveva uscire di casa. C'era quasi una sospensione delle leggi e ognuno doveva restare in casa per riposare, per dormire, per cucinare, mangiare, qualsiasi cosa, ma non si usciva di casa. Non si usciva di casa, era quasi una situazione da far west, non si poteva uscire. D'Amicis dice nel 2008, nella guerra dei cafoni, poi Barletti ci ha anche fatto un film, dice la controlla è finita. Se la controlla è finita vuol dire che è finita una certa Puglia e che la Puglia nuova non si sa che cosa sarà o cosa potrà diventare. E il problema di quando cambiano le cose è che cambia il modo di raccontarle. Perché se i fatti, se gli accadimenti non si verificano più come prima, allora la lingua di prima non va bene. Io mi ricordo di una Puglia quando ero a lezione a scuola che si sforzava di scrivere con l'italiano standard, scusate, con l'editorialese, di scimmiottare la lingua del Manzoni. Solo che il Manzoni l'ha dovuto fare perché doveva costruire l'italiano ed era fondamentale farlo. Si stava combattendo per un'unità non solo politica ma anche linguistica. Quando Manzoni fa dire a Lucia taglio di tal fatta le sue parole, io un po' mi intristisco, perché io vorrei sapere come parlava Lucia. Non posso, perché c'è un bene maggiore, l'italiano, da costruire. Però l'italiano, quando succedono questi fatti, in Puglia era già stato costruito. Allora, un grandissimo critico, che è Mauro Kovacic, si fa una domanda. Dice, ma adesso quale sarà la lingua? Perché la lingua di prima non tiene e c'è il rischio che delle lingue artificiali non siano consone a documentare quello che sta avvenendo. E lì succedono cose stranissime. Perché gli autori pugliesi, scrittori nazionali, Cosimo Argentina, Omar Di Monopoli, Francesco Dezio, Desiati, potremmo elencarne, D'Amicis, potremmo elencarne tantissimi, iniziano a raccontare delle situazioni in una lingua che però con l'italiano ha poco a che vedere. Perché l'italiano non basta, perché l'italiano non serve, perché proprio mentre sta arrivando l'italiano con la sua istituzionalità c'è tutta una lingua sotterranea che, ahimè, in qualche modo racconta uno spaccato di storia. Non so se lo conoscete, c'è un poeta clamoroso che si chiamava Raffaello Baldini, poeta emiliano, dice: alcune cose capitano soltanto in dialetto, non succedono in italiano. Ragazzi, credetemi, quando io tornavo a casa, mia mamma la quinta elementare, noi siamo contadini, io adesso insegno, però io vendevo al mercato con la mia famiglia. Se quando io fossi tornato a casa avessi iniziato a parlare italiano, avrei offeso mia mamma, perché mia mamma l'italiano non lo sa. Mia mamma l'italiano l'ha imparato negli anni e adesso ogni domenica, io non sono credente, ma mia madre va in chiesa per leggere, non lo so se sia il Vangelo, insomma le letture ecclesiastiche, si esercita 2 ore al giorno e per lei ogni settimana è un banco di prova, perché si vergogna della condizione di semi-analfabetismo in cui sta. L'italiano a casa mia non c'è. L'italiano a casa mia si parlava con i forestieri, con gli stranieri. E questa cosa a me è rimasta sempre impressa. Voi siete fortunatissimi. Valenzano è qui vicino, vero? Poi avete un poeta clamoroso che è Lino Angiuli. In una raccolta che di 28 ce n'è uno, ha scritto delle poesie. Io sono in Lombardia, Lino Angiuli lo studiano. E quando sono in Puglia a volte non lo sento nominare abbastanza. Lino Angiuli ha eretto un monumento alla città di Valenzano quando ha iniziato a raccontare le poesie, a scrivere poesie, non imitando, perché non è un'imitazione, non è uno scimmiottare, ma riportando sulla pagina quelle che sono le tradizioni, la storia, anche il credo, perché la lingua ha qualcosa di religioso, della comunità di Valenzano.
C'è una poesia bellissima, scusate, io non sono barese, sono salentino. Qui il bambino muore e però ottiene di poter tornare dalla madre, probabilmente la conoscete già, però sotto forma di grillo, vado a memoria. E il bambino quando va sull'uscio della soglia, ormai trasmutato, no? Diventato grillo, dice cri 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 cri. La madre che non comprende dice chi è, chi è, sono chi, sono io. Non basteranno capitoli su capitoli in italiano per rendere l'emozione che danno quei tre versi. Io di questo sono molto convinto, non, è inutile fare un lungo giro. Voglio raccontarvi un aneddoto, ripeto, in qualsiasi momento fermatevi, parliamo, ragioniamo. Mia mamma fa le pulizie adesso, persona anziana, ormai ha 72 anni. E pulisce posti bellissimi, ville, che è stato, ormai il Salento è diventato, credo come tutta la Puglia, no? Meta turistica ricca e per ricchi. E un'estate sono venuti i russi e mia madre ha portato me, perché io sono quello laureato della famiglia, ma il mio inglese assomiglia al campano. E poi vi dirò perché in sangue di Giuda c'è così tanto campano. Io non riuscivo a interfacciarmi con dei russi che parlavano russo, so dire solo Tovarish da Svidania, non so dire altro, peraltro per fede politica, non tanto. Però mia mamma è riuscita a mettersi d'accordo con i russi sugli orari di cambio lenzuola e di vettovagliamento, di cibo. Quando io in macchina ho detto, mamma, adesso mi devi dire come hai fatto, perché io sono curioso, perché lo devo sapere. Mia mamma, una donna con la quinta elementare, mi ha distrutto. E mi ha insegnato qualcosa di fondamentale. E guarda che quando la gente ha fame o ha sonno, si fa capire sempre. E la lingua serve sì, fino a un certo punto. Quando ho detto questa cosa a Luca Briasco, che è il traduttore italiano di Stephen King, e lavora in Minimum Fax, lui è rimasto esterrefatto, ha detto, ha ragione tua mamma. Una signora con la quinta elementare, peraltro accreditata perché ai tempi la quinta si regalava quando era in grado di firmare, mettere la firma, né più né meno, di fatto si può mettere in tasca accademici, docenti, perché ha una pratica, ha una lingua. Allora ragazzi, ripeto, io sono cresciuto nella miseria e adesso che le cose vanno meglio, non mi vergogno di dirlo, però allora mi vergognavo, cioè avevo i vestiti quelli. Non so se li avete mai visti, quelli dei sacchi gialli, quelli usati. Quando è capitata l'occasione di Minimum Fax, che non è facile che capiti, Minimum Fax ha pubblicato dei pugliesi. Permettetemi almeno di consigliarvi un libro clamoroso per la mia generazione, che è Per sempre carnivori, di Cosimo Argentino. Ha pubblicato Carlo D'Amicis e non so. Però è da un po' che non pubblicava pugliesi. Salentini non se ne vedevano neanche per errore. Quando è capitata l'occasione di Minimum Fax, per me Un davvero, sogno. sì, è inutile fare un giro, Scappato, per me è scusate. emozionantissimo, perché io misuro i miei passi, quindi so dove stavo e in che situazione, in che contesto socio-economico ero, non che sia diventato un pozzo di soldi, intendiamo. Allora ho pensato, vabbè, adesso che è capitata l'occasione della vita, io mi dimentico di tutti e faccio quello che linguisticamente secondo me sarebbe stato un tradimento. Parlando l'editorialese, anch'io, la lingua dei Lombardi, perfetta, con l'ortoepia, senza accenti sbagliati. Oppure mi ricordo di mia mamma, che mi ha dato da mangiare. Oppure mi ricordo di un signore, perché mio padre è morto nel 99, io andai da questo signore che poi è un attore di teatro, Salernitano, dicendo se per favore potesse farmi da papà, perché ero proprio sprovvisto di patria, avevo bisogno di un papà tremendamente, non mi sapevo neanche allacciare le scarpe. E lui si offrì, con grande generosità. Per quello poi la mia lingua è molto permeata di Salernitano, perché lui è un Salernitano, è ancora vivo. E dopo i primi 5 minuti di italiano iniziava a parlare Salernitano stretto, era la sua lingua del cuore. Quando c'è stata l'occasione di Minimum, e io ho detto, vabbè, io voglio parlare così, ma non perché io debba
fare chissà quale operazione linguistica rivoluzionaria. Io penso che quando la questione sia la lingua, a che fare col cuore, non può avere mai a che fare con la testa. E quando uno parla la lingua del cuore, deve essere molto sincero. Quindi io, nello scrivere Sangue di Giuda, ho parlato la lingua di mia madre, che è il salentino di una donna con la quinta elementare, era mescolata con questo salernitano. Era quello che avevi nell'orecchio. Sì, sì, esatto. Era la lingua che avevo nell'orecchio, con me. E per confortarmi, perché un mio amico che mi vuole tanto bene, scrive anche lui, disse: guarda che io te lo dico, tu duri 8 giorni. Fu una coltellata, perché 8 giorni, speriamo che siano lunghi questi 8 giorni. Nel confortarmi sempre pensavo a un poeta che spero conosciate, vi prego, se non lo conoscete recuperatelo anche online. Quest'uomo non ha vinto il Nobel, Albino Pietro, per la letteratura, perché si è rifiutato di tradurre le poesie scritte da Lucano. Lui scriveva in Lucano, un uomo della Basilicata, i Tursi. E Pierro dice: non potevo scrivere in italiano, peraltro poi accademico, professore universitario a Roma, perché dovevo salvare un rumore che stava per scomparire, il rumore della mia lingua. Allora io non posso minimamente accostarmi ad Albino Pierro, mi metto 700 scalini in basso rispetto a lui. Però quando ho avuto l'occasione ho pensato: mia mamma ha 72 anni, io non so quanto campa, una donna che ha avuto una salute precaria. Adesso le faccio vedere che la lingua di cui si vergognava può essere un tentativo di emancipazione. Pure i poveri hanno la bocca, pure i poveri hanno diritto alla lingua. E quella lingua serve per raccontare fatti che in italiano non si possono raccontare. Io sono profondamente convinto. Da qui succedono dei fatti strani, molto strani. Nel senso che il primo giorno, per il primo giorno dall'uscita del libro, ormai ne parlo con grande serenità perché è passato un anno, quindi ne parlo come se non fossi io, veniamo invitati su Radio Capital con Daria Bignardi. E ragazzi, io non vi nascondo, finita l'intervista sono andato nel bagno, c'era la mia compagna, e ho fatto nel cambiare la camicia, ho fatto questo gesto qua con la lingua, gocciolavo. Perché poi sono in fondo in realtà timidissimo. E Daria Bignardi, per me era quella che avevo visto alle invasioni barbariche sulla 7, non era una persona accessibile nella mia testa. Finita l'intervista ci hanno richiamato per dire: guardate che sono arrivate tantissime chiamate per dire: questa è la storia di mio nonno, di mio zio, di un signore del mio paese. E questo mi ha dato davvero, mi ha fatto una carezza sul cuore, perché ho detto: non siamo soli. Dopo pochi giorni eravamo sulla RAI, sempre perché, non, cerchiamo di intenderci, non perché abbia scritto un libro clamoroso, no, perché un'urgenza linguistica che hanno sentito anche in altre regioni, hanno scritto dalla Val d'Aosta, che tante volte neanche si sente italiana, dall'Emilia, dall'Umbria, ciascuno aveva un suo dialetto e una sua urgenza ed era contento che una lingua provvisoria, come è già successo per un libro andato ancora meglio, quello di Remo Rapino, Vita, morte e miracoli di un figlio di Porio, ha vinto il Campiello, con il dialetto abruzzese, cioè l'Abruzzo squalificato, forse ancora più dell'Abruzzo. Sì, sì. Ed era bello, ed era qualcosa di clamoroso. Siamo andati sul Corriere della Sera, nella classifica annuale dei libri della lettura del Corriere. Fino a quando è successo un fatto che secondo me davvero poi ha del miracolistico. Io vengo da Berlino, settimana scorsa ero a Berlino con Sangue di Giuda. Io all'inizio pensavo fosse uno scherzo, un giorno arriva una chiamata di un docente, io pensavo fosse il mio amico Daniele, infatti gli ho preso il telefono in faccia, e Daniele fa sta scherzo. E chiama dalla San Lawrence University: ragazzi scusate, io sono uno terra-terra, non so manco dove sta. So che è un'università di New York. E questo docente diceva che avevano scelto 10 libri italiani per documentare la situazione della lingua in Italia. E quindi uscirà nella seconda parte del 22 un contributo con Sangue di Giuda, sia tradotto che in lingua, lì in America. Ragazzi, guardate, credete, io vendevo le patate al mercato a 2 euro se sentivo l'accento del nord, a 80 centesimi se erano i nostri. Perché mio zio mi diceva che quelli del nord 2 euro ce li hanno.
per me, ma potrei anche cancellare me, Graziano, guarda, non è importante. Ma il fatto che un disgraziato, che sia studiato, dopo è diventato docente, per l'amor di Dio, questo non significa mai nulla, sia riuscito con una lingua popolare a parlare di fatti nostri, che però possono essere di qualsiasi latitudine. E Giuda ruba un televisore. Un giorno ero a scuola, mi sono trovato 8 telefonate, poi è morto qualcuno. Mi avevano chiamato amici e alcuni colleghi. Un signore in Irlanda del Nord, quest'anno a febbraio, entra in un centro commerciale, a Cork, ruba, prende una televisione, compra una televisione e se ne va, senza pagare, lo carica in spalla. E mi hanno mandato il video, e eravamo tutti emozionati, ah, Giuda è finito in Irlanda. È bello per un motivo, perché questi non sono fatti pugliesi, possono essere siciliani, campani. Però una cosa va detta, il Sud l'ha subita l'unità linguistica, e questo va detto con grande serenità. Cioè le tradizioni del Sud, il folklore nel senso migliore del termine, le caratteristiche sono diventate subito cliché. Il meridionale, io quando sono andato in Lombardia, prima cosa, sei meridionale, no? Sì, ok, vi sentite meglio che sapete che sono meridionale, possiamo iniziare a lavorare. E invece non è così. Cioè noi abbiamo Basile che ha scritto il punto dei punti, il racconto dei racconti. Abbiamo una tradizione importante, che poi non è che sia migliore di quella dell'Italia centrale o dell'Italia settentrionale, ma che ha una sua dignità. E io sono contento, con autori ben più importanti, Omar Di Monopoli, Cosimo, Argentina, Carlo D'Amici, Desiati, adesso Mario. Questa tradizione stia venendo fuori, ma solo per un punto. Non per motivi campanilistici. C'è un grandissimo giornalista, guardate, la morte è ingiusta sempre, ma a volte è più ingiusta. Conoscete Alessandro Leogrande? Sì. Guardate, tante persone potevano morire, Leogrande no, non doveva morire mai, e muore a 40 anni. Dice che a un certo punto la letteratura deve essere un modo per appurare le cose, per verificare il giusto andamento delle cose. Lo dice Uomini a Caporale, grandissimo giornalista d'inchiesta, grandissimo scrittore. E allora sì, bisogna raccontare quello che è successo, ma raccontarlo in italiano significherebbe travisarlo, falsificare. E qui, se me lo permettete, veniamo a quello che è successo, almeno per quello che riguarda la mia esperienza. Se avete domande o volete intervenire, io mi fermo un attimo prima di procedere. Abbiamo anche tantissime persone collegate. Sì, sì, sono a completa disposizione. Poi vorrei raccontare delle cose, ma sono a disposizione del... Adesso ti finiamo, okay. Finiamo di ascoltarti, poi però c'è tanto pubblico da casa. Va bene. E, ragazzi, guardate, scusatemi per quello che vi sto per dire, ma il mio meridione... Però poi ho notato che lo stesso meridione di Andrea Donaera, che penso abbiate conosciuto qualche giorno fa, è lo stesso di Cosimo Argentino. Non è stato bello. Non è stato bello. Il mio meridione ha a che fare con dei padri muscolari, violentissimi, che se la giornata a lavoro era andata male, potevano tornare, ragazzi, scusate il dialettismo, squadernarti di mazzate. E quando eri tu e non era la mamma, quindi dovevi anche sentirti eroico in qualche modo per averle prese tu quel giorno e averle risparmiate alla mamma. I padri tremendi, guardate, Argentina scrive in Per sempre carnivori, se non erro, vado a memoria, se ti deve morire un genitore spera sempre che sia tuo padre. Sono state due righe, poi un paragrafo bellissimo. Sono state due righe devastanti che però hanno formato un'intera generazione, perché purtroppo, non sto dicendo, attenzione, che i padri pugliesi siano violenti, sto dicendo che alcuni padri nell'anno 2000-90-2005, dovendo quasi vestire questa armatura di uomo forte, io non ho mai visto mio padre piangere, ve lo giuro, ho visto mio padre chiudersi negli armadi, non ho mai idea di che cosa facesse dentro, ma non l'ho mai visto piangere. Davanti alle morti di amici carissimi, davanti a fatti assurdi, davanti alla morte di sua madre, a quest'uomo era proibito il pianto. Infatti oggi che ho studiato mi fa pensare ad Ulisse quando si nasconde col mantello
in mezzo ai proci, non si poteva, l'eroe non poteva piangere. Solo che, a differenza di Ulisse, mio papà ogni tanto, ripeto, ti squadernava di mazzate e ti chiudeva a chiave in cantina. Aveva tutti questi modi, lui era un sardo, cresciuto senza padre, che aveva ereditato non si sa chi. Quindi quando è stato il momento di parlare, di raccontare, non abbiamo potuto esimerci dal farlo, e ci metto in mezzo anche Andrea. Andrea, facendo quel verso a Borges, a un certo punto fa dire un suo personaggio: mi fa male un padre in tutto il corpo. E ragazzi, è stato davvero così. E ve lo dico con grande franchezza, ed è per quello che siamo scappati. A parte perché non c'erano prospettive lavorative. Io vedo tanti amici miei, io da quest'anno sono un docente di ruolo, e per uno che ha vissuto nella fame, sapere che ci sia uno stipendio per quanto minimo, anche per aiutare casa, è importante. Però vedo tanti amici che sono qui, alcuni per fortuna, ma altri ancora combattono. Non saremmo scappati altrimenti. Non saremmo scappati, perché abbiamo avuto questi padri tossici, pericolosi. L'altro giorno ne parlavo a Berlino, alla fine della presentazione una ragazza è venuta, mi ha abbracciato e mi ha detto anch'io, e ha aspettato che le firmassi il libro e se ne è scappata, stava piangendo. Poi io in tutti i modi ho cercato di ritrovare la mail di questa ragazza. Cioè, io penso che questa esperienza, senza pianistei, io odio proprio l'idea di stare là, di inserirsi. No, sono successe, se ne prende atto, si va avanti, però vanno documentate per un motivo unico: perché non riaccadono, non devono succedere più. E possono essere documentate solo, nella mia idea, un ammutinamento nella lingua dei padri. Mio padre era un sardo, eppure parlava dialetto salentino, l'aveva appreso, aveva capito che per svolgere le sue azioni aveva una necessità sostanziale del dialetto salentino, aveva proprio bisogno di mescolarsi agli autoctoni. E io ho cercato di usare quell'arma per disarcionarlo, per dire: guarda che va bene, ok, c'erano le botte, la violenza, però ci può essere anche altro. Cioè, in salentino si possono scrivere delle lettere d'amore, io non sono in grado di scrivere, il massimo del sentimento nei confronti della mia compagna sono dei bigliettini con su scritto "ti voglio bene". Però Giuda scrive delle lettere clamorose, e quando mi prestavo, perché io sono convinto di aver scritto sotto dettatura, dicevo: vai compa, magari sapessi io, o fossi in grado io, di scrivere sta roba alla mia compagna. Povera donna, riceve questi bigliettini con su scritto "ti voglio bene", che ha 31 anni, forse un po' una roba da 15 anni. E quindi questa lingua serve, com'era, per documentare vecchi fatti e probabilmente per cercare di mettere un muro di cemento per far sì che certe cose non accadano più. Questa lingua si accompagna a dei sentimenti brutti. Non so se lo conoscete di sicuro, Bernanò, scusate, forse lo pronuncio male. Memorie di un curato di campagna, dice una frase clamorosa: l'inferno, signore, non amare più. Abbiamo corso questo pericolo, perché se sei impilato in dei contesti assurdi in cui la figura dell'assistente sociale non esiste, in cui, tornato a casa, inizia il pericolo, di solito la casa è il luogo della sicurezza, poi dopo finisci con avere paure strane. Ascanio Celestini scrive un libro bellissimo, vi prego, se non l'avete letto, leggetelo, La pecora nera. Dice che i bambini sanno che di paura del buio si può anche morire, e alcuni di noi, perché poi guardate, quando finiscono tutte le parti istituzionali, diplomatiche, le presentazioni, le rassegne, gli articoli, a volte ci fermiamo a parlare, ci siamo resi conto che molti di noi hanno paura del buio. Io non mi vergogno di dirvi che a 31 anni ho paura del buio, e so già che non la potrò scacciare, non la potrò esorcizzare. Sogno una notte di dormire al buio, come fanno molte persone regolari, però in qualche modo sono rimaste le ferite. E allora queste ferite non possono far altro che dar luogo a personaggi fuori schema, che però sono tantissimi nei nostri luoghi, da noi si chiamano spasulati. Vi voglio fare degli esempi pratici, perché Giuda non è che viene fuori da chissà quale invenzione, Giuda viene fuori da quello che ho visto al mio paese, in paesi vicini. Nel mio paese ha molte strutture di ricezione di persone con difficoltà.
E queste persone in difficoltà si portano le storie clamorose. Uno di loro si chiamava Mario. Si chiamava perché purtroppo non c'è più. E quando Mario si perdeva, Mario intanto si perdeva. E andava sempre allo stesso posto, al confine con la frazione successiva. E quando tu, a volte proprio avevano adottato, li avevamo adottati come paese, quando tu andavi a prendere Mario, dice Mario perché sta qua? Dice perché, era poetico, e Mario, dice io mi perdo sempre, ma qua mi perdo meglio. Cosa puoi dire ad una persona, ahimè ricoverata, internata, se vogliamo usare una parola violenta, non più con una famiglia a corredo, che ti tira fuori una frase clamorosissima, che ha un concetto stupendo dentro e che è inappuntabile, inattaccabile. C'era un altro che si chiamava Roberto, andava sempre in giro, chiedeva due cose, le sigarette perché era un tabagista e i biglietti della lotteria. Non accettava mai l'elemosina. Se tu gli avessi detto, vabbè, vieni in euro, no, comprami il biglietto della lotteria. Ma io una volta ho detto, vabbè, ma mi devi dire perché? E lui mi ha detto che, dice, povero per povero resto povero. Io voglio un biglietto della lotteria perché se io devo anche diventare ricco, devo diventare ricco. E lui era lì a grattare questi biglietti, perdenti, ahimè, non ha mai vinto nulla. E però era ancora una volta un concetto clamoroso. Non è un concetto meridionale. Io li ho visti uguali in Lombardia, che parlano anche dialetti. È un concetto di provincia. Allora, se andate a fare una radiografia dei nuovi esordienti o di chi sta scrivendo, guardate che di Roma ne trovate pochi, di Torino ne trovate pochi, di Milano ne trovate pochi. Sono tutti ragazzi e ragazze di provincia che hanno storie strane, che si portano quasi attaccate addosso e che in qualche modo devono buttarle fuori, perché portartele in realtà mi fa stare. Ma io quando ho saputo di Antonio Cosimo Stano, sono andato a correre, io la mattina vado a correre per buttare fuori roba, molto più del dovuto, perché stavo di nuovo male. Ho detto, ma accidenti, che è successo? Come mai pigliano una persona a botte e la lasciano morire? Non è roba del mio paese, o forse sì, l'avevo circondato di chissà quale campana, il male, la rabbia stanno da tutte le parti. Io penso che queste cose siano importanti, per molto tempo di queste cose ci hanno fatto vergognare. Io ricordo che mia mamma, quando andai su, disse, mi raccomando, non parlare dialetto, parla italiano. Io ho iniziato a sognare il dialetto. E quando sono andato in Lombardia, ho iniziato a sognare il dialetto. La mia compagna è del nord, io le parlo in dialetto. Fino a quando lei non ha compreso che quella lingua è una lingua intima. E alcune cose che le dicevo, cioè scusate, nel mio paese si dice stontrugnato. Non è la rabbia, non è la frustrazione, non è il dolore, è precisamente la menis in greco. Allora, noi abbiamo la menis in greco e l'ultrugnamento, nel mio dialetto, è un risentimento che è insieme al bruciore di stomaco, dispiaceri, malinconia, nostalgia. Io come faccio a dirlo in una parola italiana, se la parola italiana non tiene? Nel paese mio, per essere sicuro anche qui, per raccontare la pioggia, il mio editore è rimasto colpito, si possono usare tanti modi, in sindaca, pilicia, stacchiove e così via, per le varie gradazioni di pioggia, fino a 5-6 modi. Ancora una volta, dov'è l'italiano? Come fa l'italiano a dirmi esattamente quanta pioggia c'è, come io mi devo coprire, se basta la felpa, se c'è bisogno di un ombrello, se possiamo correre sotto la pioggia? Io ho grande rispetto per l'italiano, meno rispetto per alcuni autori che stanno usando un italiano standard bassissimo, perché ogni tanto sento dire la frase, vabbè, poverini, quelli greco non capiscono. No, sei tu che non sei in grado, quelli greco non capiscono benissimo. Ragazzi, sto libro, che doveva durare 8 giorni, a 8 giorni era in ristampa. Abbiamo fatto la chiamata con Minimum Fax, loro stappavano da Roma e noi dal paesino della Lombardia. E ripeto, io non sono bravo, e ve lo dico proprio così, come se fossimo tra amici. Semplicemente c'è una necessità di lingua sincera. Io lo dico perché magari c'è anche qualcuno che ha delle età scrittorie o vorrebbe... Bisogna parlare la lingua che possediamo, non bisogna parlare la lingua degli altri, perché significherebbe, se io adesso me lo spogliassi, non dando i miei vestiti al ragazzo e lui mi desse i suoi, probabilmente ci riscambiamo e ci troviamo bene, però non sono i vestiti miei e questi non sono i vestiti suoi. Allora dobbiamo parlare, usare senza vergogna, togliamoci la vergogna, ci hanno fatto vergognare per 100 anni, non lo so,
da quando c'è l'unità che ci fanno vergognare. Portiamoci la lingua nostra, che vi assicuro non è meno pulita di altre. Mescoliamola. Io quest'anno ho degli studenti, e poi mi fermo e sarei felice di interrompere con voi. Quest'anno con degli studenti, perché voi sapete, ragazzi, il meridione da tutte le parti, la provincia da tutte le parti, hanno convinto che noi fossimo gli sporchi e che al nord ci fosse la pulizia metaforica. Quest'anno ragazzi di altre nazioni, di altri continenti a scuola, e tutti mi dicono: professore, sì, l'italiano, però io mi trovo male. Allora abbiamo fatto una cosa, abbiamo fatto un percorso di 30 ore che è finito con la proposizione di 20 parole. Ieri i miei ragazzi, e lo dico con orgoglio, per loro sì, erano su tre canne. Ieri ci ha chiamati, ieri sera, li ho chiamato ieri notte il preside, ho detto: preside, lei adesso mi risponde, perché è una questione seria. Ieri sera ci ha chiamato Repubblica, per dire: vogliamo capire esattamente che avete fatto. Io sono contento per un motivo. Quando io avevo la loro età, se parlavo dialetto, il professore diceva: si vede che vendi la verdura al mercato. Ragazzi, se l'avesse crepato di mazzata avrei sofferto meno. Quando loro adesso parlano le loro lingue, i loro dialetti, c'è un'altra sensibilità. Forse ci siamo accorti che come la lingua è maledettamente, schifosamente maschile, per fortuna cambierà. La lingua si può ibridare, perché io devo parlare tanta lingua per quanta me ne serve, non devo parlare una lingua che piace alle persone che ho davanti. Quindi se noi facciamo un patto di sangue per la lingua e portiamo la lingua che, di cui necessitiamo, come portiamo le cose che ci fanno sentire bene. E io con me ho sempre una copia di Sangue di Giuda che ha le correzioni di Fabio Stazzi, una copia ingrandita perché non vedo bene. E non serve a niente, perché il libro è qua. Però se io porto con me quella copia, io sto bene, non ho paura delle persone, mi posso avvicinare alle persone. Io penso che così sia la lingua. La lingua è fatta per non stare in imbarazzo. E se quando parliamo la nostra lingua qualcuno ci fa sentire in imbarazzo, non parliamoci, perché significa che non è la persona adeguata con cui interloquire. Scusate, io mi faccio vedere la mano e inizio a parlare. Adesso mi fermo, basta, adesso mi fermo per davvero. Noi ti ringraziamo per tutte queste belle cose che ci hai detto e per questo inno alla dialettalità e alla lingua del cuore. Fondi un portone. Io per anni, dicendo sono un dialettologo, mi guardavano storto, dicevano: ma che fai? Che cosa fai nella vita? Quindi insomma, nonostante insomma come posso dire, ci fosse la parte accademica che in qualche modo mi salvava, il fatto di essere un dialettologo era sempre un po', era un'accademica un po' strana, sì, ecco. E mi ha colpito molto, adesso dico due parole poi lascio la parola a tutto, insomma, ai ragazzi e a Giuseppe se vorrà intervenire. E mi chiedevo, eri molto piccolo, se non ho capito male, se non ho fatto male i conti, quando è morto tuo papà avevi 9 anni, giusto? Sì, sì. Quindi eri molto piccolo, e quindi tutta questa parte della, diciamo, del, come posso dire, demazzato, come le hai definite tu, erano antecedenti. Purtroppo. Quindi è veramente un bambino. E quindi forse questa, tutta questa rabbia, insomma, nei confronti, diciamo, questa rabbia, diciamo, questa evidente difficoltà emotiva che tuo papà provava e che in qualche modo vomitava su di te, era, insomma, su un bambino. Questa cosa è... Tu sei figlio unico? Sono tre fratelli, tutti e tre più o meno vicini come età? E quindi questo fotografa una difficoltà emotiva della generazione precedente, che come dici tu, che veniva da situazioni, a sua volta, situazioni di difficoltà emotiva, cioè era come un circolo vizioso, no? Che continuava, e poi a un certo punto questo circolo si stoppa. Se insomma ci sarà una generazione, sarai sicuramente un papà di quelli non accudenti di più, praticamente non basteranno le braccia per abbracciare,
Perché poi a un certo punto questa catena si spezza e si ha l'inversione, proprio c'è un'inversione di rotta, si fa l'inversione a U e si torna indietro prendendo un'altra strada che è parallela, ma è un'altra strada totalmente diversa. Quindi io, come posso dire, si vedono queste situazioni. Sicuramente quel momento storico era un momento storico stranissimo, cioè anche io ricordo che mio nonno, quando doveva, nove nipoti, un solo maschio, con le otto femminucce, ma l'unico maschio, mio cugino Michele, poverino, si toglieva la cinghia e gli dava sulle caviglie, perché così faceva meno male, ma comunque faceva male. E c'era mia nonna che inveiva in tutte le lingue del mondo, mi diceva lasciala stare, non ti vergogni. E mio nonno però aveva questo suo modo, no, di tirare fuori il suo essere maschio alfa, che sicuramente, no, probabilmente era a sua volta quello che lui aveva vissuto precedentemente. Se posso, poi questo lo devo a un grandissimo Baresi, io non so, non ho più sue notizie, ma per mia mancanza, perché poi sono andato via. Ettore Catalano era un docente barese, sì, a Lecce. Sì, sì, sì. E lui una volta fece un discorso in pensione, ma è attivo. Fece un discorso sulle radici, i rami degli alberi che se vengono da radici storte poi sono pericolosissimi. E un po' è stato quello, però poi c'è stata una generazione che ha bloccato, perché adesso io posso permettermi il pianto, mio padre forse non se lo poteva permettere, e questo generava delle catastrofi, dei cataclismi, queste difficoltà economiche e emotive. Effettivamente è un po' quello che tu racconti, detto o non detto, cioè di questa mamma che porta giù da per mano da bambino, e più di una volta nel racconto di Giuda dice: ora vai tu perché io non mi posso compromettere. Sì. Cioè della serie: io ti porto fin dove ti posso portare, però dopo tu devi andare con le tue gambe, perché io appartengo a un'altra generazione e certe cose non le posso dire, anche se le penso. Tu invece sei la generazione dopo, e quindi a te sarà permesso parlare, sarà permesso agire, sarà permesso, no? E questo cambiamento, questa cosa che sembra così strana, no? Perché cioè, a parlarne sembra quasi assurdo, no? Che siamo comunque, siamo nel G7, siamo una potenza mondiale, abbiamo un potere economico, politico, possiamo dire la nostra, abbiamo un numero molto alto di laureati, sulla carta potremmo essere veramente, no? E poi però di fatto ci sono invece tante situazioni che sono situazioni al limite, o comunque quello che noi oggi giudichiamo strano, antico, antiquato, ci apparteneva fino a 20 anni fa, 25 anni fa, quindi l'altro ieri, no? E quindi questo noi, secondo me, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Cioè quando adesso che c'è anche tutto questo scambio, no? Proprio sul territorio, chi va, chi viene, chi si muove, e ci ritroviamo di fronte magari a situazioni che ci fanno un po'... ma noi queste cose non le facciamo, però 30 anni fa le facevamo pure noi, se non peggio. 50 anni fa non ne parliamo proprio. Quindi questo divenire continuo, in cui uno deve sperare soltanto che poi il parlarsi faccia sì che le persone possano trovare un giusto modo per convivere serenamente, perché poi ognuno c'ha il suo, però bisogna trovare il modo per stare bene insieme, quindi non il mio, non il tuo, ma uno comune che faccia bene a te e a me, che è poi il problema della comunicazione tra gli esseri umani, no? Cioè il non volere imporre il proprio punto di vista e la propria cultura, ma il far sì che tutte queste culture possano interagire tra loro senza perdere la loro matrice, diciamo, iniziale, no? Io per esempio sono contraria all'anglicismo spinto, cioè se ci sono nella nostra lingua delle parole per dire una cosa, non capisco perché io mi debba piegare alle richieste di qualcun altro,
Io ho la mia lingua, mi sta bene, anzi ne ho più di una, ne ho tante, posso scegliere quella che voglio. Io anche ho una vita, quando mi dicono di dove sei, io sono italiana, perché ho vissuto da una parte, poi da un'altra, poi sono nata da un'altra parte ancora, per lavoro ho viaggiato tanto, quindi io sono italiana. Quindi se ogni tanto vengono fuori delle parole strane, è la mia vita che viene fuori. E penso che siamo quasi tutti così, cioè alla fine, no? Quindi questo discorso che fai tu della lingua del cuore mi trova, l'ho usato spesso anche io nei miei saggi, mi trova perfettamente d'accordo con te. Ci sono tanti autori che sono andati via, penso a Mario, penso a Carlo, è andato via da piccolo, però comunque insomma anche lui a casa comunque sentiva questa salentinità che poi dopo si è portato dietro, diciamo una salentinità culturale, no? Affiancata a quella romana. Quindi è un po' come posso dire, un filo rosso che unisce tanti voi autori. Io adesso mi taccio perché mi faccio, insomma, vorrei dare la voce ai nostri studenti anche da casa. Voi sentite, potete tranquillamente interagire. Loro ti vedono, noi non ti vediamo, ma loro ti vedono da casa. Prego. Magari se viene qua, perché sennò poi il registratore non registrerà. Vabbè, qui basta che si senta da qui. Prima di tutto grazie, perché gli spunti sono stati tanti, infatti non so proprio da dove iniziare. Mi rivedo molto in quella ragazza che a Berlino è venuta, perché cioè, nonostante io sia di 10 anni più piccola, posso ritrovarmi in questa cosa del dialetto come lingua del padre, perché io nella mia vita ho imparato 4 lingue senza problemi, però il dialetto non riuscivo proprio a digerirlo, forse è per questo che ora mi ritrovo a volerlo sdoganare. Lei si laurea con una tesi sul dialetto di Matera. Quindi ecco perché questa è stata forse una sfida per poter esorcizzare quella figura che tanto mi ha impedito di andare vicino alle mie radici. Però diciamo che il dialetto vedo ora che sta proprio in una fase di vigore, forse. Diciamo soprattutto qui, e questo libro mi chiedevo se potesse essere quello che è stato, che d'italiano non è riuscita a essere, perché io penso ai miei zii, per esempio, delle figure che per me sono molto importanti, che quando devono parlare in italiano fanno uno switch dal dialetto, e ne parlavamo anche l'altro giorno, quindi la lingua di dentro e la lingua di fuori fanno proprio uno switch. Mentre con questo libro, che comunque in salentino, napoletano, c'è questo dialetto inventato, eccetera. Appunto ha detto che è andato fino alla Valle d'Aosta, fino alla Emilia Romagna, comunque con quel dialetto, quindi cioè, magari può essere anche un monito a dire ok, parliamo probabilmente delle lingue diverse, non c'è più bisogno di fare quello switch, magari per capirsi sì ci sarà bisogno, però è importante portare il proprio, cioè magari se una persona da un'altra parte d'Italia mi viene a parlare del suo dialetto non dovrò fare quella faccia straniante del tipo è un'altra lingua. Cioè, io accolgo... Come i francesi quando noi italiani... Cosa? Come? Sempre un po' così, no? La serie, via. Quindi, cioè, non credo che... Mi corregga se sbaglio, però che sia anche un atto di un cambiamento questa cosa qui. Cioè, che voglia essere proprio un... Voler cambiare le carte in tavola. Cioè, non voler più far fare quello switch quando si parla, no? Del scusarsi se non si parla bene l'italiano, perché quella non deve essere una cosa. C'è sempre un background che ci impedisce essenzialmente di radicarsi bene in quello che vuole essere l'italiano. Però, diciamo, questo è quello che diciamo, ho percepito da... Posso chiederle, lei Lucano? Sì, io sono di Pomarico, in provincia di Matera. No, le spiego perché glielo ho chiesto. Innanzitutto grazie di cuore per quello che ho detto, perché poi io imparo tanto. A me un lucano ha salvato proprio la vita, nel senso che quando io sono arrivato a Lecce in università ero uno scapestrato, perché non avendo avuto famiglia
ma soprattutto, ragazzi, lucani sono particolari, sono meravigliosi. Primo mese non ti parlo, ricordo che sto qua, mi guardavo, mi studiavo, però lui si accorse, lui aveva avuto tantissimi coinquilini, nessuno se ne era mai accorto perché ognuno sta in camera sua. La notte lui sentiva rumori, io la notte cadevo dal letto perché facevo tanti incubi. Allora lui una mattina, poi praticamente è diventato un fratello, io stasera arrivo a casa, lui mi raggiunge da Turzi. E disse: guarda che se tu la mattina rifai il letto, mi prese in giro, come si fa con i bambini, però ha capito che ne avevo bisogno. Disse: se tu la mattina rifai il letto, dice, guarda che i sogni restano là dentro e poi fino alla notte non te li porti appresso. Io ogni mattina rifaccio il letto e quest'uomo, questo ragazzo si chiama Antonio, io gli devo tantissimo. Quindi ho una sorta di religione, per questo poi mi sono innamorato di Pietro. Ho una religione per il Lucano, credo che sia una regione clamorosa, che è stata per troppo tempo sottovalutata e che abbia delle cose importanti, molto importanti, anche se si può dei valori. E su quello invece che ci siamo detti adesso, sì, io penso di sì, credo che sarebbe bello se ciascuno portasse la sua specificità. A un certo punto Giuda dice: la lingua che mi porta appresso, la lingua che mi porto appresso, cioè quella che ho, come se fosse la mia casa. Canetti lo conoscete tutti, quando scrisse La lingua salvata. A un certo punto la lingua è proprio come decidi di vivere. Pertanto è bello, a me sono arrivati tantissimi messaggi, questa cosa mi ha colpito, li ho pure girati la casella su Messenger, io sono della generazione che usa ancora Facebook, di persone che si sforzavano a mandare i messaggi come se scrivesse Giuda. E questi stavano parlando con Giuda, volevano parlare con Giuda, io ero contento perché dicevo: vedi Giuda che ti ascolta, mi parla, questi cristiani. Ero felice per un motivo solo, per la comunicazione. Ma quando c'è comunicazione le persone possono darsi una mano, quando iniziano a non parlare più poi ognuno muore per conto proprio, no? Posso darvi del tuo? Io ti ringrazio tanto. Grazie. C'è qualcun altro che vuole... Vi dico anche una cosa, perché scusate, l'ho messa. Se qualcuno... Perché queste cose non si dicono mai, quando si arriva a 25-26 anni non sa come fare. Se qualcuno fosse invece più curioso, tipo, ma come fai ad arrivare ad una casetrice, come funziona? Cioè, chiedetemi, nel senso che per quella che è stata la mia esperienza io sono a totale disposizione. Quando avevo la vostra età venivano gli autori a Lecce, all'università, venivano questi segreti, reconditi, invece quelle cose sono a volte molto più semplici di quello che è. Sto sentendo. Sei passato da una casa editrice un po' più piccina a una casa editrice, insomma, di respiro internazionale. Quindi, diciamo, è una delle case editrici che pubblica autori italiani, ma con relazioni internazionali, quindi, insomma, traduzione e tutto quello che questa cosa, diciamo, comporta, no? Non fate i timidi anche da casa. Ma io li capisco, perché quando sono a Milano anch'io sono timido. No. Se può venire qua così poi si sente bene nella registrazione. La difesa del dialetto, perché io con il dialetto ci lavoro più o meno, perché sono in un gruppo di musica popolare. Ottimo. Quindi un po' il leccese, senti, ma anche Tarantino, anche napoletano. Quindi. La difesa del dialetto è molto importante, della parte letteratura. Io cerco di farlo in musica anche scrivendo testi, infatti ho fatto qualche canzone anche in castellaneta, non solo in castellaneta. Ad esempio a me colpisce tanto il fatto di come alcuni concetti siano, non si possano replicare in italiano. Ad esempio c'è una canzone che parliamo della nostra gravina di castellaneta e diciamo che è un gannacchete, che significa è una donna avanti con l'età che si è tutta improfumata, ingioiellata. In italiano, sinceramente, non so come quale possa essere una traduzione. Un termine inganna che, questo per dire, ma ci sono tantissime parole delle pizziche salentine, lo stesso, ci sono un sacco di casi anche in napoletano. Dunque, secondo me è molto importante questa divisa del dialetto, anche perché ci permette di valorizzare. Io non sono ipocrita, oggi c'è il mito
che si è creato intorno al Salento, anche grazie al New York Times, se non sbaglio, che l'ha eletta come miglior regione del mondo qualche anno fa. E dunque io un po' cavalco questa onda, come un po' tutte le persone che sono in quest'ambito. E oggi i turisti sono molto, appena arrivano nelle strutture ricettive, richiedono un trio, un quartetto che suoni la musica popolare, anche se non capiscono nulla, però c'è questo mito, mentre invece da noi giovani diciamo la pizzica, la tarantella, la musica dei vecchi, c'è questo mito. E io rifletto su questa problematica, perché noi non riusciamo a valorizzare il nostro repertorio, anche se devo dire che comunque nella nostra generazione un po' si sta riprendendo, perché io ho anche un'associazione, partecipo a un'associazione culturale nel mio paese, in cui faccio per esempio gli stand di pizzica, oppure i corsi di musica popolare, e dunque un po' ci stiamo riprendendo. Però c'è questa generazione un po' precedente alla mia, che dice la musica popolare, la musica dei vecchi, e questo mi fa un po' riflettere, perché qui anche dal nord Italia vengono e richiedono appunto la musica popolare, ma ad esempio gli stranieri. Quindi questo un po' mi lascia un po' interdetto, onestamente. È sempre così. No, ma ringraziamo. A parte che quando sento parole in dialetto, io come bambini davanti alle vetrine impazzisco, perché poi hanno dei suoni. Una parola che mi hanno insegnato durante una presentazione, che poi mi ha fatto impazzire, appunto che l'ho usata calabrese, marrumbulai, è la ruota che fai quando cadi, se cadi male. Non si può, sempre là, non si può tradurre. Allora, io la penso così, per quello che vale l'opinione mia. Quello che sta succedendo è una specie di risarcimento. Nel senso che se fino a prima ci hanno costretto sempre là, il problema serio è la vergogna. Fino a quando qualcosa non ottiene l'attenzione, è nel gioco dei fatti. E il fatto che quello venga attribuito, legato a povertà, una certa... Cioè legare ad una lingua una condizione dell'est, quello è pericolosissimo. È buono, questa riscoperta è utile. Devo dire, qualcuno la sta confezionando. Io da salentino sono un po' critico, mi dispiace nei confronti del mio Salento, perché hanno creato le cartoline bellissime, il turista è attirato, però poi c'è il Salento delle case popolari, c'è il Salento del mercato, del baratto. C'è il Salento di mio zio che quando arrivava la pensione andava a ritirarla, la metteva in valigia, perché diceva questi contano, la banca non so che c'è. C'è un altro Salento, un altro mondo, altre regioni, un'altra lingua. E va bene, cioè va bene stare sotto quell'ombrello del folklore, dei turisti che vengono, scattano le foto, scusate, come si farebbe a un panda, a volte mi sembra quello. Fino a quando sotto quell'ombrello poi tu dici io posso cantare la mia musica, posso riprendere quelle parole e non farle morire. Altri potranno scriverne, altri potranno metterle in poesia o scrivere per il teatro. L'importante è che ci siano le condizioni di esprimere la sostanza. Ci devono fare le foto come i panda? C'è problema, facciano le foto. Poi mentre loro lo fanno le foto noi parliamo. Magari ci ascoltano, perché a me sembra che ci ascolti. Sì, ad esempio... anche la Feltrinelli, no? Che ha selezionato, mia mamma che ha fatto un CD, hanno selezionato la nostra canzone Castelnetano per fare una raccolta, non so se solamente pugliesi, comunque di musica popolare in genere. Quindi c'è anche questa attenzione di una grande casa della Feltrinelli per la conservazione di queste tradizioni. Ecco, quindi mi lascia interesse questo fatto che si pensa sempre che l'erba vicino sia sempre più verde. Quindi se dalla Feltrinelli pensano a raccogliere tutta questa tradizione, questa storia, e noi che ci troviamo qui siamo un po' sordi in queste. Posso dirti il tuo nome? Antonio. Antonio, ti posso dire una cosa. Quando è uscito Sangue di Giuda, il macello è successo al nord. È come se dopo i pugliesi si fossero piano piano, cioè come dire, vedi che allora, cioè l'hanno detto al nord, come se mi accreditasse. A me sta bene, è vero, cioè chi è vicino ci mette del tempo oppure non ha il modo di apprezzare, ma credo che accada la stessa cosa di là, perché abbiamo cose troppo vicine, non sappiamo prendere davvero la misura.
E c'è una bellissima lettera di Verga a Capuana dove dice: io per capire bene la mia Sicilia sono stato costretto a fuggire in Lombardia, no? Penso che funzioni così, cioè poi da lontano si vede meglio, prendere le distanze. Sì, sì, da lontano si vede. Quindi io, questa cosa io la pativo, poi ho capito, ci vuole più tempo perché forse c'è una certa presbiopia, no? Mi tieni qua, non mi vedi, non mi metti a fuoco, però Feltrinelli non so dei fessi. C'è gente che ragiona, lavora, rendi conto, non si muovono mai a caso. E quindi qualcosa vorrà pur dire. E poi piano piano se ne accorgono gli autoctoni. E si va a riqualificare qualcosa. Io molta, non sono credente, però ho grande fiducia, fede nelle persone. E la gente poi ci vuole tempo, però si ravvede. È possibile, grazie dell'intervento. È possibile che ci sia, diciamo, un momento di, come posso dire, dopo l'emigrazione verso nord, no? Quindi anni 50, dopo guerra, anni 50, poi il boom economico anni 60, ci si sposta dal sud verso il nord e nasce quello che oggi noi chiamiamo l'italiano standard trasversale, cioè il fatto che si debba parlare in italiano per capirsi, quindi al no, un maggiore uso dell'italiano al nord, e quindi la percezione è quella che loro parlino in italiano e nelle altre zone no, ma semplicemente perché serviva una lingua di comunicazione, perché se ognuno continuava a parlare il suo non avrebbero comunicato. E questo fa sì che il nord, insomma, più le città industriali, Torino, Milano, poi anche, insomma, la parte più veneta, insomma, l'idea del nord come idea dell'italianità, anche se il Veneto è la regione più dialettofona di tutto il nord, e questa cosa ce la siamo portata avanti per molto tempo con l'alfabetizzazione che si è alzata, e quindi tutti diplomati e moltissimi laureati, probabilmente oggi, diciamo, tanti anni di distanza, ci ritroviamo in un momento storico in cui forse, proprio perché l'alfabetizzazione è di tutti, è trasversale, e la cultura è una cultura ormai alta, un po' per tutti, le giovani generazioni sono così, forse si è arrivato il momento di fermarsi, di poter recuperare quello che c'era prima. E non più sentendosi ignoranti perché si usa il dialetto, ma il dialetto come recupero della tradizione, come recupero delle origini, e quindi si fanno anche queste operazioni di tipo economico per Feltrinelli, ma non solo, queste operazioni di recupero che vanno dal recupero della cucina, no? Ci sono le cesarine che mettono in campo la cucina tradizionale, quando per anni dovevamo mangiare tutti per forza il risotto allo champagne e fragole, perché altrimenti eravamo, no, tutti contadini, no, cafoni, e invece, insomma, il risotto con le fragole, io preferisco riso, patate e cozze o qualcos'altro, addirittura una semplicissima acqua sale, la trovo più, diciamo. È una bella tradizione, ecco. Quindi questo per dire che poi, appunto, anche dal punto di vista no, della tradizione, i proverbi, cioè tante cose che erano state tenute da parte perché percepite come contadine, caffone, se parli così ti prendono in giro. Cioè, la prima cosa che facevano in settentrionale, in meridionale, andando al nord, prendevano quel né, che faceva ridere, perché poi lo riportavano indietro e faceva ancora più ridere. Quindi penso che adesso, insomma, dopo tanti anni siamo arrivati al momento in cui si possa recuperare senza sentirsi di tornare indietro. Sì, è il momento della maturità, io sono d'accordissimo. Il momento della maturità linguistica. Quindi l'italiano sì, per forza, perché serve in tante situazioni ed è giusto che ci sia la lingua comune, compresa da tutti, e tutti la devono saper utilizzare, perché altrimenti rifacciamo di nuovo cittadini di serie A e cittadini di serie B. E quelli di serie B soccombono e non va bene. Quindi in una civiltà che si dice civiltà, tutti devono avere stessi diritti e stessi doveri. Poi però bisogna metterlo in atto queste cose. Sì, va bene.
C'è qualcun altro? Sì? Non sentiamo però. Io non ho niente da dire della situazione del critico. Cioè io vorrei sapere se... Cioè lei che tipo c'ha nel fatto che abbiamo tagliato troppo di radici con l'avvento della modernità. Cioè potenzialmente che pianta potremmo tenere. Grazie. La questione delle radici presumo che ormai, tra virgolette, sia avvenuta negli anni 2000. L'altro giorno a Berlino, a un certo punto, un signore dal fondo, ma lei mi deve dire, ma era molto accorato, perché lei mi deve dire subito che ne pensa della Shoah. E io ho detto, vabbè, adesso iniziamo a ragionare, ne parliamoci. Io non sono preoccupato né per me, né per noi, né per quelli che vengono dopo, perché credo che siano equipaggiati. Sono molto preoccupato per i superstiti, per mia mamma, per mia zia, per una generazione che sta oggi 55-60. E credo che si debba rispetto a quella che è stata la loro situazione. Secondo me la lingua, il dialetto rimesso in piedi, ibridato, l'italiano mescolato, uscitato, eccetera, potrebbe essere il punto di contatto. Perché noi non lo viviamo più come vergogna, probabilmente loro potrebbero sentirsi accolti. Però l'altro giorno io dicevo a Berlino, la sua è un bottone. Mia mamma dice, sempre questa persona, cioè, quando è un problema lascia un bottone sul tavolo, così la mattina ti svegli e sai che hai un problema da risolvere. La sua è indicativa, però io come faccio a dare a mia mamma, che è una semianalfabeta di ritorno, un testo con lo schwa, come cavolo faccio? Quindi il problema è serio, perché la lingua lì è stata violenta, è stata maschile. Cambiamola, cambiatela, la si cambi. Nel frattempo si trovi una soluzione, ponte, tampone, però per favore non escludiamo mia mamma che fa una fatica boia dalla produzione di un testo. Ecco, tutto là. Bene, ci sono domande anche da casa? Ah, prego. Prima di tutto, vabbè, bene, un ringraziamento per l'incontro, per le parole che volete fare anche sentite anche personalmente. Volevo iniziare proprio l'intervento. Mettendo in chiaro qui con un certo imbarazzo, perché io sono un figlio di una generazione che ha vissuto quel cambiamento epocale del taglio delle radici, e quindi vivo in una famiglia in cui il dialetto non si parla per niente, con due genitori che sono stati educati a non parlare il dialetto, pur venendo da famiglia che si parlava quotidianamente a Fasano e da famiglia. E quindi, tra l'altro, io non vivo neanche nella città barese, ma in provincia. E tuttavia, pur appunto non sentendo queste radici linguistiche, avendo difficoltà anche a rispondere alla professoressa quando ci pone dei quesiti in merito al dialetto, voi come dialetto, io non so come rispondere, tuttavia riconosco nelle sue parole appunto l'idea di sfruttare una condizione della provincia, anche legata ai personaggi che prevengono da quanto capito, e sicuramente per il libro su quello meglio. Ai personaggi che vengono descritti, c'è un'idea di mondo relegato ai margini anche della società, che ha bisogno di trovare voce e anche di riappropriarsi della lingua e della scena. E quindi in questo senso io lo sento molto vicino. Mi chiedevo se per noi, per la mia generazione, comunque per persone come me che non vivono, che non riescono a ritrovare queste radici linguistiche nel parlato, mi chiedevo se una soluzione non fosse proprio riappropriarsi di questo italiano mescolato, di queste soluzioni ibride, di questa tendenza, di questa tendenza al meridionalismo, ecco, piuttosto che compiere un lavoro filologico, che anche ci può essere, ma che sento meno naturale. Questa è la prima domanda. E poi volevo fare una seconda domanda, che è abbiamo parlato prima, ovvero legata al cinema. Che qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro interessante legato alla lingua e al cinema. E io, da quello che ho capito dalla presentazione, notavo che ci sono anche alcuni punti di contatto nella sua opera,
perché non è, per esempio, l'espediente del televisore è un espediente, quello che noi ci chiamiamo McGuffin, diceva Hitchcock, che poi le via tutte le vicende. E mi chiedevo appunto nella narrazione che è finita lì, se ci sono punti di contatto, ispirazioni e niente, qual è il rapporto tra parola scritta e medium cinematografico. C'è Pippo Baudo che parla nel tuo libro. Grazie, no, vorrei ringraziarvi tantissimo per tutti gli interventi, perché io poi sono contento quando ci sono queste occasioni, perché altrimenti è difficile, no, incontrare delle persone, ci vuole anche tanta buona sorte. Imparo sempre tanto, tantissimo. Posso chiederti il nome? Scusate, a volte l'ho chiesto. Fabrizio, scusate, è che in realtà che sono timido, a volte chiedo il nome, a volte no. Io penso che per la prima questione, Fabrizio, il problema, tra virgolette, non sussista, ma sai perché? Io ci sono arrivato adesso che ho 30 anni, ho tantissimi studenti della Romania, dell'Albania, e a volte esprimono in parole piccolissime concetti che io con delle ruote panoramiche inizio a raccontare. Allora, ah, era questo. Io sono affascinato. Io, per favore, ripetimi una parola, scrivimela, insegnami. Quello che applichiamo sui dialetti, credo che lo si possa applicare, perché alla fine il dialetto è una lingua, per qualsiasi cosa. Quindi, nella misura in cui, proprio, se posso, ti do una mia visione che è tutta parziale, ti trovi in mezzo a delle persone che lo parlano e ritieni che una parola, un'espressione, tu la voglia approfondire, come farei io con, o il bambino con la mamma, col papà, con l'adulto, me la puoi spiegare, me la racconti, la usi in un esempio. Il dialetto lucano ti fa il segno della croce, e quando Antonio mi parla io a volte dico come hai detto tu, cioè non sempre, oppure a volte dico adesso mi spieghi bene, usa questa parola, raccontamela, dimmi cosa c'è dietro, e poi vedi che le parole hanno queste storie assurde, perché ognuno si porta una storia con la parola, la prima volta che l'ha sentita. Antonio cercava di insegnarmi il nome delle rane, porta gli al, no? Perché sempre là torniamo al dialetto respingente, cercava di insegnarmi delle cose che erano legate a degli episodi. Quindi quella storia del dialetto, alla fine, la storia di una lingua, diventa storia di una vita. È un'ottima scusa, sempre là torniamo, che sia una parola inglese o che sia una parola del dialetto di Fasano, il dialetto lucano, salentino, fa niente, l'importante è che la parola si porti una storia. Sulla questione del cinema, quasi in ogni presentazione o diciamo interlocuzione sta capita, io sono molto ignorante, non lo so, non so niente, però me l'ha detto anche un critico dell'Irco Cervo, che è Derinardis, mi ha detto la stessa da McGuffin, insomma, eh. Io ho detto guarda, la ringrazio perché non lo so, sono ignorante, so solo che viene da un fatto biografico, nel senso che noi eravamo in Ivar, non so se li conoscete, sono quei televisori bombati, adesso se ne vede qualcuno sui marciapiedi perché li smaltisco. Peraltro il fondatore della Mivar è morto l'anno scorso. Indistruttibile. Funzionavano a pugni, sostanzialmente. E ricordo, era il televisore, o il secondo televisore, il televisore base della famiglia, costava pochissimo, non c'erano gli schermi al plasma. E ricordo che mia mamma, una sera, eravamo nella crisi più nera economica, cioè stavamo vendendo tutto quello che impegnando, roba davvero da 800. Lei disse questa frase che poi mi rimase, lei disse, sempre la torniamo, c'è il Festival di Sanremo, io non guardo molto la televisione, però mia madre tanto, e c'era Pippo Baudo, che Pippo Baudo, poi è successo anche a Venturini, lui ha parlato della famiglia Vianelli, quelle figure che sembrano così poco, ora mi infanzia ci ha fatto un libro, sono diventati capisaldi di riferimento. Mia mamma disse questa frase che mi colpì, guarda che stasera c'è Pippo Baudo, fino a quando c'è Pippo Baudo non ci può succedere niente. Perché nella testa di mia mamma, Pippo Baudo, per quanto architettato, falso, vero fosse, era quello che aveva salvato un signore, ti ricordi, da buttarsi lì dalla parte emisferica, non dell'Arizona. Quindi Pippo Baudo era una sorta di Soter Patrito, era un salvatore. Cioè Pippo Baudo, ma che ci possono fare? Mica ci possono io sequestrare l'auto. Questi sono autoinganni. Forse noi li facciamo di meno, perché abbiamo gli studi. E questa cosa ci prende meno dei tieni, no? Ma mia mamma, che è una con la quinta elementare, vive di autoinganno, e io credo che viva meglio di me, perché c'è una questione religiosa, alla fine è una fede, è una forma parareligiosa,
E quindi è bella quella frase, che io non scorderò mai, stasera c'è il Pippo Baudo, non ci può succedere niente. Da lì io sono rimasto con questo televisore in testa, che è ancora lì, altri casi, ormai non è funzionante. Ed è una bella storia per me, perché è una storia che mi ricorda cose brutte, ma che oggi mi fanno meno paura. Sempre là torniamo, Fabrizio, come una cosa si portano storie, nella misura in cui ti interessano te le prendi. E vorrei io ringraziare voi comunque, perché ogni volta che vado in giro per il libro sono sempre terrorizzato, invece poi succedono dei bellissimi incontri, sono molto contento. Grazie. Grazie perché tu ci hai fatto questo bellissimo regalo, grande generosità nel raccontarti, nel raccontarci i pezzi della tua vita e nell'aiutarci a entrare anche bene nel rapporto tra il tuo vissuto e il vissuto di Giuda, e che in qualche modo per alcuni tratti, ecco, dal Mivar in poi ci sono questi elementi di tipo autobiografico. Giuseppe, volevi dire qualcosa, no? No, voglio ringraziare naturalmente Marco, magari, che è stato bellissimo per il suo intervento e con l'inno alla lingua del cuore. Non so se abbiamo ancora capito che a questo punto io ho lasciato la parola ai ragazzi. Sì, siamo un po' fuori, ma non importa, insomma, un minuto. No, grazie, come è stato il rapporto con lei, sono stato molto fortunato, ecco, poi la fortuna è importante, la buona sorte. Il mio edito, l'edito di Lingua in Fax, è Fabio Stassi, che è tradotto in 21 nazioni, sì, ma lui è di origini arbresce, è un siciliano, è un uomo che per parentele aveva parenti in Argentina, Sicilia, nei Balcani, è un melting pot vivente. Quindi quando lui ha trovato questa lingua, l'ha trovata prima ancora che me, il remo latino, portava questa abruzzese pluriregionale, lui è stato contento. Ha detto adesso proviamo a fare una sorta di, non operazione, però un aggancio alla verità. Cioè queste lingue si parlano e si parlavano e non è il caso più di vergognarsi. Sono stato fortunato perché se penso a tanti editor mi avrebbero disprezzato, ve lo dico senza giri di parole. Giuseppe, lo dico senza giri di parole, mi avrebbero giudicato, mi avrebbero detto ma che fai? Un editor di un'altra casa editrice ha detto ma questo è un libro da 200 copie, e ogni tanto io quando lo vedo in giro per i festival gli faccio questi sorrisi che 200 copie ce le siamo mangiate in 3 giorni forse. Io penso però questo, vedi, l'italiano a volte, in certo italiano si porta quella spocchia maledetta, io non la vedo la spocchia nel dialetto, perché la lingua della terra, delle persone basilari, dei cafoni, di quello che ci parla, allora è vincente, ma solo perché ha qualcosa di, sempre là torniamo, io non sono credente, non vorrei tanto credere, di fideistico. Ci abbiamo provato, siamo contenti perché ci siamo riusciti, come minimo, però sono stato fortunato, perché Fabio Stassi leggeva le mail nella lingua di Giuda, mi rispondeva nella lingua di Giuda, ha fatto un editing miracoloso, il libro non era così, Sono fortunato. Si parla sempre tanto degli autori, e questo è grave. Bisognerebbe parlare dei correttori di bozza, degli editor, di tutte le altre persone, perché l'autore è il pallino. Poi sotto ci sono i cristiani che faticano davvero. C'è una squadra. Sì. È vero. Poi c'è quello che va a gol, però dietro c'è la squadra che deve imbastire. È importante di tutto. Deve imbastire i passaggi, altrimenti l'attaccante non lo fa i gol. Bene, allora noi adesso salutiamo il nostro ospite, grazie mille, grazie per aver accettato immediatamente, anche lui appena contattato ha detto sì, subito, e io vi ringrazio per questa generosità infinita e per il fatto appunto che tutti voi, quelli dell'anno scorso, quelli di quest'anno, quelli dell'anno prossimo, mi auguro che insomma ci sia la terza edizione di questo seminario. Subito intuite che il passaggio all'università è un passaggio importante per, diciamo, dal punto di vista culturale, perché i nostri ragazzi hanno bisogno del contatto con chi è fuori
cioè che continua la cultura fuori dalle aule universitarie, dove la cultura si costruisce e cresce, ma poi deve prendere strade che sono diverse, che non sono sempre soltanto le strade accademiche o le strade dell'insegnamento, ma possono essere anche altre strade. Quindi la cultura ha tante strade e noi dobbiamo diciamo essere duttili e cercarle e metterle in pratica. Diceva il ragazzo che parlava prima, dalla musica, no? Popolare, fino ad andare a parlare di Salentino a Berlino, ecco. Quindi molte molte grazie. Grazie a voi. Allora, grazie ancora a tutti e concludiamo questa